20.000 mascherine chirurgiche per i ragazzi delle scuole di Quarrata e 2.000 FP2 per gli insegnanti. Questo è il prezioso dono che un imprenditore cinese, su speciale desiderio della sua bambina Gaia, che frequenta il plesso scolastico delle Bonaccorso da Montemagno, ha voluto fare alle scuole e agli insegnanti quarratini. Che, siccome mio figlio ha 13 anni che ha una scuola media, disse quando torna alla scuola, babbo, e io l'ho visto tutto il nostro studente che sta usando una mascherina, un tipo quella, un tipo un'altra, e non c'è una cosa una. E dice, ma tua mascherina quando si arriva? Non mi domanda da me, siccome mio socio aveva un ditta cina che fa mobili, e che sappiamo che c'è un fornitore di mascherina e mi danno una certezza di qualità, e per quello l'ho fatto mandare per avere scuola di qui qualata, a meno che aveva un sicuro, secondo noi, che aveva un articolo singolo, sempre quella, e è un patto di sicuri. L'obbligo della mascherina è una delle misure di prevenzione fondamentali. Le mascherine arrivano regolarmente in realtà dal Ministero, però accogliamo anche con piacere questo dono che ci è stato fatto, sia delle mascherine per i bambini che ovviamente secondo la permanenza a scuola hanno bisogno anche di cambiarla più volte nel corso della giornata. Soprattutto per quanto riguarda l'FFP2, perché l'FFP2 non ci sono state, non hanno mai fatto parte della dotazione ministeriale e quindi la scuola se le ha dovute comprare. E l'FFP2 in un momento specialmente come questo hanno un'importanza straordinaria.